Buonasera amici di Nova News 24, al grande fratello VIP. Non si placano le polemiche, televoto truccato e bot. Esplode il caso del televoto di Antonella Fiordalisi, che l'ha vista trionfare proprio come preferita. Ma vediamo cosa è successo. Si parla di televoto truccato e bot. I bot sono ovviamente dei software in grado di produrre dei voti in maniera automatica. Questa mattina il popolo del web si è svegliato con queste due parole su Twitter. Questo perché ieri sera Antonella Fiordalisi, in un televoto A4 con Oriana, Tilio, Sara, ne è uscita vincitrice con ben 45% di preferenza. E se praticamente il televoto è stato vinto totalmente inaspettato, i sondaggi online hanno visto praticamente Antonella andare in negativo ed a favore tutto di Oriana, che questo televoto ha ottenuto solo il 36%. Sembra esserci qualcosa di strano dietro la vittoria della fidanzata di Edoardo Donna Maria. E i sondaggi fino alla fine, fino a prima della messa in onda della puntata, sono sempre piuttosto chiari e netti, e anche ieri sera erano chiari e intenderci, nessun 49 contro 51, oppure nonostante questo il pubblico ha votato comunque in maniera diretta, inviando un SMS e ha decretato Antonella vincitrice, quindi sembrerebbe esserci qualcosa che non va. Quando oggi è diventato virale un tweet pubblicato in data 20 dicembre, scritto dall'account fan di Antonella, il pubblico è insorto. Nel dettaglio del tweet c'è scritto: "Finalmente i bot sono stati riattivati e si volta a salvare Antonella. Il 26 dicembre potete scegliere percentuali russa, bulgara e cinese", con tante di risposte di un altro fan di Donna Lisi. "Sì, ma non scrivetelo, ci leggono queste le parole", quindi sembrerebbe esserci qualcosa di strano dietro la vittoria di Antonella Fiordalisi al televoto. Amici di Nova News 24, i voti potrebbero essere truccati, ma questo ovviamente non lo sappiamo. Intanto il grande fratello VIP sicuramente starà indagando e Alfonso Signorini starà facendo il proprio dovere. Se intanto conoscete qualcosa più di noi, non esitate a scriverlo giù nei commenti. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.